Il brigantaggio in questo tempo è cresciuto a dismisura per tutte le montagne e i briganti operano in nome dell'ex re Francesco II. Fanno quel che vogliono e in molti paesi si sono slanciati a posti di guardia nazionale. Quello poi che è accaduto ai paesi Ponte Landolfo e Casalduni è degno di registrarsi nella storia. Verso il 7 e 8 di agosto 1861, i briganti, nel numero di circa 50, si portarono a Ponte Landolfo, misero in fuga il sindaco e qualche altro liberale e, uniti col popolaccio, proclamano Francesco II. Assalgono la casa dell'esattore, lo ammazzano, lo saccheggiano e il fuoco appiccano alla casa. E così anche a qualche altra casa di liberali. Nel dì seguente vi accorre un drappello di soldati piemontesi da Benevento, di circa 40 persone, e vengono massacrati dai briganti, uniti al ceto basso che li coadiuvava, e questo stesso si è operato in Casalduni. A questi tremendi fatti di saccheggio, eccidi e incendi, il governo finalmente si è scosso, e oggi, 13 agosto 1861, all'improvviso sono arrivati in questo comune di Solopaca, da Napoli, 350 bersaglieri di Vittorio Emanuele, comandati da un maggiore per andare a distruggere quei due paesi che hanno dato mano ai briganti. Sono partiti da qui a 2 ore di giorno per San Lupo, donde muovevano domani 14 per Ponte Landolfo. Oggi, 14 agosto 1861, qualcheduno fuggito da Casalduni reca che i soldati arrivati da Benevento a Casalduni vi hanno posto fuoco. E così han fatto gli altri soldati a Ponte Landolfo. La gente di quei paesi fugge chi può, trasportando seco quello che può di meglio. Oggi, 15, appena mattino, i 350 bersaglieri sono ritornati da Casalduni, dicendo di aver saccheggiato e incendiato detto paese la mattina innanzi, e altrettanto aver fatto gli altri soldati a Ponte Landolfo. Intanto, pubblicamente, nel cortile di questo palazzo ducale, detti soldati si posero a vendere gli oggetti presi nel saccheggio, come posate d'argento, anelli d'oro, 2 braccialetti anche d'oro, fazzoletti e financo, cosa che ha fatto orrore, financo, dico, un piede di argento di sfera sacramentale. Con questo sacco e fuoco forse si colpì lo scopo? Non affatto. I briganti si rifugirono alle montagne sani e salvi, e gli uomini e le case ne pagarono la pena. Una bestemmia basta libertà.